Sindaco, a bocce ferme, ma anche a caldo, insomma, si era capito e si è capito che in queste elezioni decisamente decisivo è stato il comune di Teramo. La scelta di confluire su un D'Angelo però è arrivata, diciamo, last minute. È arrivata all'esito di un confronto, come giusto che sia, fra i componenti della maggioranza, tutti i gruppi consiliari, dal Partito Democratico Cittadino e non solo, che ringrazio, e tutti i gruppi civici che in modo solido, forte, hanno contribuito ad un confronto, ad una riflessione su un'elezione importante, un'elezione secondo livello, che è quella della provincia di Teramo, che dobbiamo in questo momento assolutamente sostenere e rilanciare in questo percorso di rinascita, che è un percorso di rinascita che si sovrappone in modo positivo a quello di Teramo città capoluogo. Ecco, Teramo città capoluogo, che attraverso, insomma, un voto compatto diventa ancora di più quello che deve essere, cioè traino della provincia di Teramo sotto il profilo istituzionale, con un sostegno forte e decisivo, come giustamente ricordava lei, e lavoreremo con il presidente D'Angelo in sintonia, valorizzando reciprocamente la città capoluogo per far crescere tutta la provincia, una provincia che deve crescere tutta insieme, dalla nostra montagna straordinaria che deve ripartire e deve rinascere alla costa. Chi sono gli sconfitti? Ma al di là di tutto ci sembrano i partiti, indubbiamente. Ma guardi, io credo che ci siano due livelli di discussione quando ragioniamo di elezioni di secondo livello. C'è un ragionamento politico dei partiti, dei singoli rappresentanti, e poi c'è l'altra sfera, l'altra dimensione, che poi è quella che vota gli amministratori, i sindaci e gli amministratori che devono, come hanno fatto e come stanno facendo, riprendere un ruolo centrale in rappresentanza delle comunità. Perché è vero che parliamo di un'elezione di secondo livello, ma per quanto riguarda la provincia parliamo di un ente che gestisce e governa comunità importanti del nostro territorio, l'intera provincia, e quindi gli amministratori, nel momento in cui valutano, scelgono nel confronto tra di loro, tra territori, rappresentano, come è giusto che sia, la comunità. E allora la sfera degli amministratori, la dimensione dei sindaci, dei consiglieri comunali, è quella nella quale ovviamente si è svolto il confronto, e l'esito è stato quello che conosciamo. Possibile un riavvicinamento a Italiaviva a questo punto, in vista delle amministrative? Ma io credo che le elezioni provinciali siano una cosa, le amministrative sono altra. Italia Viva è un gruppo, un partito politico, una forza politica con la quale si dialoga, come giusto che sia, ma a prescindere dall'esito delle elezioni provinciali. C'è anche una prospettiva, non dimentichiamola, che è la prospettiva delle elezioni regionali del 2024, rispetto alle quali si deve costruire, come si sta facendo, un percorso che deve portare tutta l'area di un centro-sinistra allargato, civico, e che appunto costruisca un'alternativa rispetto al governo di destra, che oggi in provincia di Teramo ha incassato una sconfitta.